l'assessore del comune di Monaco, Jean Pasteur. Come l'hanno detto, poi di fare italiano. No, volevo soprattutto ringraziare tutti voi di essere qua, ma soprattutto gli amici qua, specialmente il sindaco di Ventimiglia, per la bella sorpresa che ci avete fatto di ricordare questi lei anni fa Monaco e Ventimiglia e tutta la zona, e specialmente dopo questo gemellaggio abbiamo riuscito assieme. Abbiamo ripartito da una storia di omicidio e arrivata a una bella storia di amicizia con tutti voi. E perciò siamo molto contenti, molto veramente emozionati di vedere una volta in più Monaco all'onore, perché grazie a voi staremo quest'estate all'onore qua in Ventimiglia, che dove, come è stato detto, abbiamo molte relazioni, direi una comunità di destino, perché lavoriamo assieme e per il benessere di tutti noi. Dunque è ancora una bella occasione, grazie a tutti, grazie e spero di vedere molto spesso a Ventimiglia. Vi illustro quello che sarà l'evento dell'agosto medievale. Nelle serate che vanno dall'ultima settimana di luglio alla prima di agosto, nel centro storico di Ventimiglia, ci si immerge in un'atmosfera da altri tempi. Con un percorso guidato, gli ospiti si ritrovano in un ambiente magico, di luce e costumi, con musici, artisti, figuranti, mangiafuoco, giocolieri e altre attrattive come il mercato storico, con articoli di ispirazione medievali e banchi di prodotti tipici del nostro territorio, a cui noi teniamo molto. Nel corso delle serate, dedicate alla rievocazione storica, che si terranno il 2 e 3 agosto, i sestieri cittadini allestiscono le ambientazioni, dando vita a vere e proprie coreografie e spettacoli teatrali, rappresentando ognuno, tramite personaggi in abito storico, un momento diverso della storia e della vita quotidiana della Ventimiglia di quel periodo. Per la 49esima edizione dell'Agosto medievale è stato scelto di rievocare i Grimaldi e Doria, intrighi politico-familiari tra il XV e XVI secolo, matrimoni, omicidi e patti firmati con la forza, legami che si intrecciano, territori che si uniscono e si dividono, fatti, misfatti ed eventi che hanno caratterizzato la storia del nostro territorio e del Principato di Monaco. I Grimaldi e i Doria erano originariamente due famiglie genovesi rivali, ma nel 1991 Francesca Grimaldi, sorella del signore di Monaco, sposò Luca Doria, signore di Dolceacqua. Nel 1523 il figlio Bartolomeo Doria assassinò a Monaco suo zio Luciano Grimaldi, con l'obiettivo di conquistare la Rocca. L'azione non avrà un esito positivo. Bartolomeo Doria dovette fuggire e si rifugiò a Ventimiglia. Dolceacqua e con lei i comuni sotto il feudo Dolceacquino, Aplicale, Isolabone e Perinaldo rimasero senza reggente e il 3 novembre 1523 nel giardino degli aranci del Palazzo Grimaldi i loro fiduciari prestarono un giuramento di fedeltà a Monaco nella persona di Agostino Grimaldi, vescovo di Grasse e signore di Monaco. Ventimiglia per vendetta verrà data alle fiamme, mura ed archivio cittadino verranno distrutti. Le sei ambientazioni che potrete vedere durante le serate dedicate alla rievocazione sono Claudina e Lamberto Grimaldi, Bartolomeo II Doria, Luciano Grimaldi ottiene il potere, l'assassinio di Luciano Grimaldi, il patto di fedeltà del 1523, tra i Doria di Dolceacqua e Grimaldi di Monaco, la vendetta di Agostino Grimaldi. Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio tutti quanti. Grazie e un caro saluto e un abbraccio all'amico Giulio Alaimo per il lavoro che ha fatto e bocca al lupo per le prossime incombenze. Ci vedremo a Roma di sicuro.